Abbiamo cercato di far fare meno possibile all'Inter, cercando di ripartire, comunque creare qualche occasione. Ci siamo riusciti, peccato che tra la traversa e il mio tiro poteva andare un po' meglio. Ecco. Cosa è successo lì a quel tiro? Perché ci hai strozzato l'urlo, insomma era una buona posizione. Sì, no, ho voluto affrettare insomma, il tiro e l'ho presa male, l'ho calciata male, quindi mi dispiace. Però un bel Verona questo. No, sì, ma assolutamente, io sono assolutamente positivo perché, ripeto, ho visto una squadra che ha tenuto il campo contro comunque la prima in classifica a punteggio pieno, quindi è stata sbloccata da una palla inattiva che queste partite si sblocca solo così. Ma quanto picchiano? Quanto? Picchiano. picchiano, come dobbiamo picchiare anche noi, insomma, anche noi penso che appunto abbiamo picchiato, quindi insomma, poi dopo loro hanno naturalmente più qualità, quindi è andata così, insomma, dobbiamo cercare di guardare positivi, essere positivi con la Lazio. Siete consapevoli che palla a terra il Verona ha giocato meglio dell'Inter? Sì, no, ma io sono appunto, come ho detto, positivo perché ho visto un bel Verona, abbiamo tenuto bene il campo, siamo ripartiti. Diciamo che nella finalizzazione tra la traversa, ripeto, il mio tiro si poteva far meglio. Ecco. C'è preoccupazione adesso alla luce anche degli altri risultati degli altri campi? Ma secondo me la preoccupazione può esserci, ma non deve influire più di tanto perché dobbiamo rimanere tranquilli, perché dopo, insomma, quando salgono i primi nervosismi, dopo diventa tutto più difficile, quindi bisogna cercare di lavorare e cercare di migliorare dove si è sbagliato. Si può mezzo rigore? Mi dicevano di sì, quindi peccato appunto che non ci siano, che ci sia stata questa svista. Ecco, voi giocatori siete sempre diplomatici, dico anche giustamente perché insomma fa parte del gioco, però questo arbitro non è che abbia arbitrato proprio bene, insomma mi sembra che abbia fischiato un po' a senso unico. So che comunque far l'arbitro non è facile, però diciamo che quando c'è da salvare un po' di più salvano le grandi rispetto alle piccole, quindi insomma non è una cosa nuova, però non dobbiamo cercare magari di guardare oltre e basta.